Ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale se siete nuovi. Oggi parleremo, come avrete letto dal titolo, del Major Pleasure Mascara di Nabla, nuova uscita di qualche giorno fa, super discussa da tutta la beauty community. Ed è questo mascara che promette di essere di un nero super intenso, di un volume e di una lunghezza estrema, di un colore nero sin da subito e da un effetto modulabile estremo. È un mascara che è stato chiacchieratissimo in questi giorni, ma come avete visto dall'anteprima, secondo me esiste un suo dupe economico, ovvero questo qui, l'Infinity Lashes Mascara di Wycon. Il prezzo è quasi meno della metà perché costa 7,90€ e ho trovato sia le caratteristiche sia lo scovolino abbastanza simile a quello nuovo di Nabla. È questa qui, forma particolare, quasi a clessidra ma con tre sfere. La formula, ho visto l'inci, sembra abbastanza simile se non fosse per il fatto che quello di Nabla chiaramente è vegan e cruelty free ed è arricchito, infatti lo definiscono anche un mascara idratante, anche se non so fino a che punto questa definizione per un mascara possa essere reale. Il primo trucchetto sarà quello di andare a piegare le nostre ciglia. Le persone consigliano di riscaldare lo strumento per avere un effetto ancora più accentuato. Io sconsiglio questa pratica, al massimo riscaldatelo con il calore delle mani o comunque con pochissimo phon e assicuratevi che lo strumento non sia caldo per non bruciarvi. Quello che faremo è prendere tutte le ciglia e spingerle verso l'alto senza fare troppa pressione, poiché si rischierebbe di romperle. Quello che consiglio è di poi andare a metà ciglia e ripiegare. Come vedete, questa è la differenza. Il secondo trucchetto è quello di prendere uno scovolino pulito, questo qui era di un set sempre di Wycon, per pettinare bene le ciglia sin da subito. Quello che consiglio io, se ce l'avete, è quello di applicare un primer. Io solitamente utilizzo questo primer, che è uno scovolino in fibre e il colore che rilascia è bianco, quindi sopra si dovrà andare col mascara. Quello che consiglio è di fare una passata leggera e non pesante, perché sennò appesantirebbe troppo lo sguardo una volta applicato il mascara. Una volta creata la nostra base, possiamo aiutarci con l'utilizzo delle fibre. Le fibre, queste qui sono di Essence di un paio di anni fa, sono una sorta di peletti bianchi che si attaccano in questo caso al primer, si ripassa il mascara e una volta ripassato il mascara daranno l'effetto di ciglia ancora più lunghe. È uno step che non è necessario, però serve a allungare ancora ulteriormente le ciglia. Per farvi capire, io ne ho per il momento ben tre e questo mascara lo ricompro da circa 5 anni. Infatti ha cambiato bene o male 4 volte packaging, prima era arancione con le scritte nere, poi nero con le scritte arancioni e adesso è così. Comunque, per l'applicazione un altro mio trucchetto è quello di riporre uno specchio in basso e applicare il mascara guardando verso il basso, poiché se guardo verso in giù e applico il prodotto, le mie ciglia si aprono come a ventaglio. Quindi, quello che consiglio di fare è inizialmente prendere lo scovolino e attaccarlo all'inizio delle ciglia in modo da dare molto volume, fare un leggero zigzag e ruotare lo scovolino verso l'alto. Magari così in via teorica sembra una cosa molto difficile e strana, ma vi faccio vedere. Applico lo scovolino attaccato alle ciglia, faccio così e nel frattempo ruoto e vado in alto. Questo è l'effetto con una passata di prodotto. Una passata intesa come una bella passata in cui non ho ripucciato dentro lo scovolino.
Questa è la differenza. Un'altra cosa che faccio spesso è quella di prendere un mascara quasi finito, comunque uno scovolino pulito, e ripassare sopra il lavoro già fatto in modo che toglie l'eccesso di mascara. E questo è l'effetto finale. Adesso, per l'altro occhio invece, vi faccio vedere un altro trucchetto, ovvero se non voleste usare il piegaciglia, quello che faccio io di solito è applicare il mascara e poi con il piegaciglia chiuso andare a dare la forma verso l'alto, in questa maniera. Chiaramente il piegaciglia si impregnerà totalmente di mascara, infatti magari a qualche persona non potrà piacere questo trucchetto, però mi trovo molto bene. Poiché evito di piegare le ciglia. Stavolta non sto mettendo né primer né fibre sintetiche. Chiaramente è un mascara molto denso, quindi va lavorato. Piegaciglia chiuso. Vado semplicemente a alzare le ciglia e chiudere l'occhio senza sporcare la palpebra. Questo è l'effetto con primer e fibre, mentre questo è l'effetto solo del mascara. Quale preferite? Io, se devo essere onesta, preferisco forse quello senza primer e senza fibre, perché mi dà un effetto un poco più naturale, secondo me. Io mi fermo qui, ma si potrebbero fare ulteriori passate. Questi quindi erano i trucchetti di oggi. Ditemi se vi piace l'effetto del mascara, ha un bel effetto volumizzante e allungante, che secondo me non ha niente da invidiare a quello di Nabla. Tiene più ml, costa di meno. Fate voi. Il video di oggi finisce qui. Se avete gradito questo video o comunque è stato interessante, potete cliccare mi piace. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!